Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Ale e vi do il benvenuto nel mio canale. Oggi vi voglio parlare della mia città, cioè di Milano, cioè esattamente abito in provincia, però a Milano ci sono nato. E vi voglio parlare di 5 storie, avvenimenti, luoghi e leggende di Milano, quindi iniziamo. Allora, inizialmente voglio parlare del Biscione di Milano, che è lo stemma della città, ecco, qua lo metto in una foto. La prima leggenda riguarda il simbolo di Milano, il Biscione, e racconta che in epoca medievale esisteva un drago di nome Tarantaso, che abitava in una grotta vicino al lago Gerundo, nelle vicinanze di Lodi. Il drago si nutriva di bambini e aveva un fiato pestilenziale, il quale era la causa della misteriosa febbre gialla. La leggenda narra che dopo infiniti tentativi falliti da Umberto Visconti, riuscì a uccidere il drago, il capostipite della sua casata. Per celebrare la sua impresa, volle come stemma proprio Biscione con in bocca un bambino. E qua si spiega perché appunto questo stemma. Numero 2, Piazza Sant'Eustorgio, la statua dedicata a San Pietro Martire. In piazza 24 Maggio, nella piazzetta antistante alla chiesa di Sant'Eustorgio, c'è una statua di un santo con una spada conficcata nella testa. Si tratta del frate Pietro da Verona, più conosciuto come San Pietro Martire. Nel 1250 il suddetto padre fu nominato inquisitore di Milano e Como da Papa Innocenzo IV e aveva il compito di coordinare i processi della Santa Inquisizione che erano stati affidati ai domenicani della Basilicata di Sant'Eustorgio. I processi e le condanne a eretici, streghe e stregoni di tutta la Lombardia avvenivano interamente nella zona in cui oggi sorge il parco di Piazza Vetra, proprio dietro l'antica basilica. Pietro da Verona aveva la fama di essere crudele e molto diligente nello svolgimento del compito assegnatogli, tanto da spingere un gruppo di eretici a preparare un attentato solamente un anno dopo la sua nomina. Fu così che nel 1252 Pietro cadde vittima di un agguato mentre era di ritorno da Como, colpito mortalmente da una falcetta alla testa. Per questa ragione diventò un santo martire e la statua che lo rappresenta così inquietante. Numero 3, Porta Nuova, il fantasma di Bernarda Visconti. Il più inquietante tra gli avvistamenti di fantasma a Milano è forse l'anima vagante di Bernardina Visconti, per la sua triste e tragica morte. Bernardina era figlia illegittima di Bernabò Visconti. Era il frutto di una notte di passione che ebbe con una cortigiana. Bernardina era una fanciulla bellissima e sognava il vero amore. Lo trovò in un cortigiano che ricambiava i suoi sentimenti. La fanciulla però era stata costretta dal padre a sposare un uomo che odiava, con cui i rapporti furono tesi sin dal giorno delle nozze. Scoperto l'adulterio, il crudele padre la rinchiuse in una delle torri che sorreggono le arcate di Porta Nuova e la lasciò morire di fame. La morte sopraggiunse dopo 7 lunghi mesi di agonia, il 4 ottobre 1376. Le due torri oggi non esistono più, ma testimonianze dicono di aver visto il fantasma della fanciulla in abiti medievali aggirarsi tra i cortili di Santa Radegonda e le arcate di Porta Nuova, in cerca di la pace che in vita non ha avuto. Numero 4, Via Bagnera, che onestamente al momento non mi viene manco in mente dove sia. Vabbè, comunque ve la metto qua in foto. La stretta Bagnera è una viuzza piccolissima alquanto inquietante in pieno centro a Milano, che collega via Santa Marta con via Nerino. Questa è stata il luogo in cui si sono compiuti gli omicidi del primo serial killer europeo, Antonio Boggia. Egli addirittura operò 30 anni prima del suo celebre collega Jack lo Squartatore.
un primato di Milano alquanto inquietante. Antonio Borgia sembrava un uomo anziano per bene, amante del lusso e della bella vita. Così conquistava la fiducia delle vittime prescelte. Con la scusa di voler mostrare loro la sua collezione di pezzi di antiquariato, l'omicida portava le ignare prede in uno scantinato di via Bagnera per farle a pezzi. La polizia riuscì ad arrestarlo grazie alla testimonianza di una malcapitata che aveva avuto la fortuna di scappare dal carnefice. Antonio Borgia fu così accusato di circa una decina di omicidi commessi in altrettanti anni e fu impiccato nel 1862. Forse una delle ultime esecuzioni capitali avvenute nel nostro paese. Numero 5. San Bernardino alle Ossa. La chiesa di San Bernardino alle Ossa, che si trova in piazzale Santo Stefano, proprio alla fine di via Festa del Perdono, vicinanze a piazza Fortuna, è forse il luogo più inquietante. Vabbè, foto. La chiesa fu eretta nel 1269 vicino all'ospedale di via Brolo, dove venivano curati i lebbrosi. È un cimitero ossario costruito appositamente per ospitare le vittime di questa terribile malattia. Nel 1626 la chiesa fu in parte ricostruita e si allargò fino a occupare lo spazio che prima era del cimitero. Da qui la decisione delle macabre decorazioni. Appena entrati in questo luogo di culto si respira un'atmosfera quanto rilassata. Le pareti bianche, le grandi finestre dalle quali filtrano i raggi del sole fanno pensare a una chiesa come tante altre, ma solo a prima vista. Tornando vicino all'ingresso però un cartello ci indica l'ossario. Dopo un breve e stretto corridoio ecco che si accede a una cappella che definire macabra è un eufemismo. Tutte le pareti sono ricoperte di ossa e teschi umani appartenenti a coloro che erano stati sepolti nel cimitero su cui è stata costruita la chiesa, che creano sinistri ghirigori e croci decorative. Lo spazio è piccolo, angusto e nell'aria si respira, mette brividi. Ma non ci sono ossa solo sulle pareti, l'altare è pieno di teschi dentro a teche di vetro, ovvero i resti di alcuni condannati a morte, anche loro risalenti al XIII secolo. Come se non bastasse, una spaventosa leggenda narra che un teschio appartenente a una bambina che si trova a destra dell'altare la notte del 2 novembre prenda vita, invitando tutti gli altri teschi a incinerare una macabra danza che dura tutta la notte. Bene ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un bel like, condividetelo e se volete iscrivetevi al mio canale. Per questo video è tutto, ciao!